Ciao a tutti, ci troviamo ancora insieme. Oggi facciamo le patate al forno. Mi è stato richiesto dopo che abbiamo fatto l'arrosto e ovviamente le patate stanno molto bene insieme e adesso vi faccio vedere come faccio. Guardiamo un attimo gli ingredienti che sono veramente pochi questa volta. Gli ingredienti sono patate belle grosse, sale profumato con un po' di pepe e rosmarino fresco, è meglio, e dell'olio extravergine di oliva. Adesso cominciamo la preparazione. Allora, spostiamo i profumi e tagliamo le nostre patate. Le patate che vi faccio vedere io, la forma, si chiama anche patata castello, è praticamente uno spicchio lungo. Li tagliamo in modo spicchio lungo, però abbastanza consistente. Li tagliamo in modo più regolare possibile, in modo che non abbiamo una patata piccola e una patata grossa, altrimenti quella piccola cuoce più in fretta e poi si potrebbe spezzare. Diamo la nostra forma. È chiaro, le patate non sono tutte grosse uguali, facciamo del nostro meglio e non vogliamo neanche star lì a tornirle, perché ci sarebbe da fare anche dello spreco in quel caso, a meno di utilizzarle diversamente, però non vale la pena. Nel nostro caso facciamo nel modo più semplice e casalingo possibile. Ecco qua. Raccolgo le mie patate. Ok, le appoggio nel recipiente. Mi procuro una pentola a fondo abbastanza largo, metto dentro dell'acqua, acqua calda di rubinetto, caldina praticamente, e poi le faccio andare sul fuoco fino a bollore. Io non metto sale nell'acqua, metto solamente acqua calda di rubinetto. La patata, quando comincia a bollire, le scolo. Procediamo. Ho messo le patate in acqua abbondante, come dicevo io non metto sale, accendo la fiamma al massimo, copro e aspetto che alzi il bollore. Nel frattempo che loro arrivano a ebollizione, scaldo il forno a 190 gradi. Mi preparo una placca che nel caso mio è questa, ognuno può usare quella che vuole. Ha una particolarità, come avete visto ho messo la pentola in acciaio sul fuoco, che io di solito uso volentieri l'alluminio. Acciaio perché? Perché l'acciaio è più sottile e bolle più in fretta. Anche in questo caso uso l'acciaio, questo mi piace per fare questo tipo di lavoro. Ho dell'olio extravergine d'oliva, io non lo peso, non lo misuro, perché mi basta di ungere il fondo. L'olio va in proporzione al quantitativo delle patate. Ecco, l'olio extravergine è un pochino più denso dell'olio di semi, quindi sembra poco, ma in realtà quando si scioglie è un quantitativo sufficiente. Niente, dobbiamo aspettare che bolle l'acqua. Le nostre patate hanno alzato il bollore, bollono allegramente, quindi possiamo scolarle. E adesso c'è un piccolo passaggio. Allora io le verso nell'olio, nella placca, però nella placca c'è l'olio bollente, non c'è olio freddo. Facendo questa operazione dell'olio bollente non assorbono l'olio. Ecco, schizzano un po', ovviamente. Facciamo che sotto c'è il fuoco acceso, spostiamo la placca così evitiamo di fare danni. È chiaro che fare delle riprese così è un po' complicato, chiediamo scusa per gli errori. Le manopole dei fuochi sono dall'altra parte della stufa, perché è un po' complicato. Ok, possiamo spegnere il fuoco appena possibile e adesso condiamo le patate. Allora, facendo in questo modo, le mie patate non assorbono neanche una goccia d'olio. Alla fine sarà tutto sul fondo. Ora metto il mio sale profumato, le mischio con la paletta
perché c'è la placca e l'olio che scottano, ovviamente. Una bella mescolata. E adesso le metto in forno a 190 gradi finché non prendono un bel colore dorato. Ok, sono passati 25 minuti. 25 minuti a 190 gradi e le nostre patate sono pronte. Sono belle, belle dorate e adesso le andiamo a impiattare. Allora, le patate sono pronte. Io vorrei darvi un paio di informazioni. Allora, le nostre patate erano circa 600 grammi, 600-700 grammi, e io con questo farei un 4 porzioni, il contorno per 4 persone. Ora lo mettiamo in un piatto, facciamo la sua porzione, e quindi il discorso che si chiamano patate castello probabilmente lo dà anche il fatto che in questa maniera si possono sistemare come vogliamo, anche un pochino elaborate. Possiamo fare un castelletto e così magari facciamo bella figura quando le presentiamo agli ospiti. E niente, non so se ho detto bene. Allora, 190 gradi appunto, forno ventilato e per tutto il tempo, e 20-25 minuti, così lo mettiamo. Se lo vogliamo presentare con un pochino di rosmarino sopra ci sta bene, è il suo aroma principale. E buon appetito! Anche per oggi la nostra ricetta è completata. Ringrazio tutti coloro che stanno con noi, grazie a tutti coloro che schiacciano la campanella, ricordatevi di iscrivervi e state sempre in nostra compagnia, che noi siamo sempre qui. Ciao a tutti!